Ancora un meet online per questa settimana e una sorta di mix di argomenti, nel senso che parliamo ovviamente ancora di credito, ma anche e soprattutto di trasporti. Lo facciamo con questo accordo di collaborazione che ci verrà spiegato da qui a breve tra la BCC di Montepaone e SACAL, che come tutti sanno, società che gestisce in particolare l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Il presidente della BCC di Montepaone, l'avvocato Caridi, ci introduce all'argomento. Buongiorno. Beh, sì, in effetti diciamo che è il secondo tempo di quello che ci eravamo detti. È la parte pratica, l'altra volta abbiamo parlato di parte teorica, la vicinanza della BCC al territorio e la vicinanza della BCC alle comunità calabresi. Oggi, diciamo, è un esempio di quello che dicevamo l'altra volta, ovvero sia che la banca ormai è mutata, cioè deve stare, la banca non è la banca storica che era una volta, la banca tradizionale. È la banca che deve fare da consulente, la banca deve stare vicino alle grandi aziende, alle piccole e medie aziende, e ancor più a quella calabrese. Non v'è dubbio che in questo parametro, in questo paradigma, si innesta bene la vicenda della SACA. Abbiamo avuto modo di contattare il presidente della SACA, che sta facendo un buon lavoro, forse diciamo sospeso per il periodo pandemico, e quindi forse questo è il momento che bisognava stare vicino a un'azienda così importante che la SACA, e poi sicuramente il presidente stesso che dirà sostanzialmente cosa tratta e cosa c'ha in gestione la SACA. Ci siamo incontrati, ci siamo visti, abbiamo partecipato, che era giusto in questo momento dare una mano sul piano finanziario a un'azienda che noi riteniamo molto importante per tutto il territorio calabrese. Presidente, intanto la ringrazio. Passerei a questo punto direttamente al prossimo ospite, in modo tale da introdurre poi il tema, appunto, come dicevamo, molto pratico. SACAL, una società tra le più importanti della regione Calabria, anche perché soprattutto si occupa, direbbero quelli bravi, di uno di quegli asset fondamentali, insomma, qual è appunto il trasporto, in questo caso il trasporto aereo, uno scalo internazionale qual è quello di Lamezia e non solo. Infatti Lamezia non solo, è uno dei primi elementi che chiarisco sempre, ringrazio di questa opportunità diciamo, di intervista per segnare un momento importante di collaborazione con la BCC di Montepaone. Ricordo sempre che noi gestiamo il sistema degli aeroporti calabresi, dove è chiaro che la vocazione di Lamezia è quella di essere la piattaforma principale. Ma abbiamo anche tra le nostre strategie quello di sviluppare l'aeroporto di Reggio Calabria e l'aeroporto di Crotone, ognuno nella propria mission, diciamo così, nella propria vocazione territoriale. Ci troviamo naturalmente ad attraversare come industria, come comparto industriale, il momento peggiore del trasporto aereo da quando è nato. Il trasporto aereo è nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, il trasporto aereo, diciamo, di massa, numeri più importanti. E questa crisi dovuta che ha impattato la mobilità di interi continenti e in Europa e in Italia in maniera particolare, naturalmente ha investito il nostro settore industriale con una veemenza senza precedenti. Le do due numeri così per orientare il tema. Nella valutazione di Assaeroporti, che è l'associazione che include tutti gli aeroporti italiani, quindi una cinquantina di aeroporti gestiti da circa 30 società aeroportuali, ha stimato una perdita di fatturato di 2 miliardi e mezzo per la crisi pandemica, e con perdite che si stanno consultivando con l'approvazione dei bilanci vari in questi giorni, valutate in 1 miliardo e mezzo di perdite. Quindi, su tutto il settore, ogni aeroporto, ogni società aeroportuale, nessuna esclusa, si trova davanti a due dinamiche: una progressiva riduzione fino ad essere patologica, della liquidità, e una quindi necessità dinamica, quindi di incremento dell'indebitamento. Noi già da tempo, al di là della crisi pandemica, cercavamo un interlocutore, un partner, come istituto di credito sul territorio, proprio per stringere una relazione, un ruolo, una partnership nel rispetto naturalmente dei ruoli e delle competenze, nella linea che ha appena indicato il presidente di BCC.
dice Monte Paolo, c'è un rapporto ormai evoluto tra quello che sono i nuovi istituti di credito, nuove banche, nuovo approccio con una società come la società che gestisce gli aeroporti calabresi. Perché? Perché l'accessibilità aerea di un territorio è un elemento fondamentale per lo sviluppo del sistema economico, direi quasi per lo sviluppo del sistema sociale in senso complessivo. E in questo senso la Società degli Aeroporti Calabresi è pronta a fare la sua parte in termini di sviluppo di infrastrutture, di sviluppo del traffico e di interlocuzione anche con tutti i soggetti industriali e istituzionali che hanno impatto su questo sistema. Quindi questo momento per noi è molto significativo, è molto importante. Teniamo molto al rapporto che si sta creando e di cui oggi facciamo il primo passettino, diciamo, se possiamo dire, perché siamo convinti che un'azienda come la nostra, con diciamo, l'impatto che può avere sull'economia, sullo sviluppo di un territorio, debba avere tra i suoi interlocutori anche banche locali e in questo caso una banca locale piccola, ma che sta diventando, da quello che vedo, sempre più importante ed evoluta. Quindi siamo, e per noi questo è un momento importante, non lo nascondiamo, ci fa piacere raccontare. Grande momento di crisi, ma adesso si guarda già la ripartenza. Insomma, io da Torino vi posso dire che, insomma, noto con piacere che sono stati raddoppiati i voli da e per la Calabria, quindi mi sembra di capire che, insomma, siamo già nella fase di ripartenza. E noi siamo molto attivi commercialmente nel dialogare con le compagnie aeree, offrire condizioni non solo di servizi, ma anche di incentivazione, diciamo, di marketing in senso lato per spingerli ad investire e ad aggiungere voli sulla Calabria. Ritengo che lei, vabbè, il presidente Giulio Demetrio ha inquadrato ovviamente benissimo la situazione pandemica prima e lo sviluppo che ritengo che prenderà piede da qui a breve. Evidentemente, se ci mettiamo a parlare di Calabria, l'altra volta si parlava, si accennava ai recovery plan, no? Evidentemente bisogna concentrarsi e focalizzare dove andranno spesi questi soldi e non v'è dubbio che nei trasporti nelle infrastrutture, ritengo io, senza dover fare politica, senza voler fare politica, ma attenendomi ai miei compiti, ritengo che gli investimenti per la Calabria dovranno intervenire non solo sulle strade ferrate, sulle strade principali, parliamo della strada ionica tirrenica, tutte le infrastrutture tra lo Ionio e il Tirreno. In tutto ciò non v'è dubbio che l'aeroporto deve essere l'azienda madre che dovrà essere sostenuta nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, nei prossimi mesi. È proprio in questa dirittura che noi siamo voluti subito intervenire per aiutare, non solo perché crediamo nella società aeroportuale, ma crediamo anche nei soggetti che sostanzialmente la gestiscono, quindi nella governance, nel management, perché ritengo che sia importante avere un'azienda importante, ma avere anche il management giusto. Da quello che ho potuto leggere, da quello che ho potuto conoscere e vedere, in effetti c'è stata un'interfaccia positivo ed ecco perché è nato questo binomio Monte Paone Società Portuale Sacal. Non v'è dubbio che la politica sana e seria deve stare vicino alle aziende che possono portare sviluppo sul territorio calabrese. Tra queste sicuramente noi riteniamo come banca, ed è per questo che abbiamo voluto iniziare questa strada da percorrere insieme, sicuramente rientra la sacra. Per dirla, insomma, in termini positivi e propositivi, queste ultime due trasmissioni, insomma, sono un po' un segnale di speranza che vi ha dato anche il territorio. Ma io direi un segnale di ottimismo. Io sono ottimista di carattere, ma ritengo che possiamo ripartire. Il territorio ha le sue patologie, come ritengo che ogni territorio italiano ha le proprie patologie, ma non bisogna farsi condizionare, ma bisogna cercare di circoscrivere le patologie e far uscire quello che di buono c'è sul territorio. Diciamo, Lamezia a scala internazionale, ma anche Reggio e Crotone con la loro identità e il loro valore aggiunto. Noi lo chiamiamo sistema aeroportuale in realtà, perché è evidente che c'è un aeroporto che ha un bacino d'utenza e una struttura da piattaforma tale da essere leader in termini di sviluppo del traffico e di collegamenti.
Devo dire che siamo altresì convinti che nelle sue dimensioni, con la sua vocazione, l'aeroporto di Reggio Calabria abbia anche grandi potenzialità, potenzialità che fino adesso sono rimaste inespresse, soprattutto per un limite tecnico sulle operazioni volo, perché è stato catalogato negli ultimi 20 anni come categoria C, adesso non dilungo in termini tecnici, però è come tenere un aeroporto con delle potenzialità fuori dal radar delle grandi compagnie low cost, quelle che creano traffico. Invece il bacino d'utenza, quello che gli inglesi chiamano la catchment area di Reggio Calabria, è molto numerosa perché c'è tutta la parte della città metropolitana legata a Reggio che vale circa 650.000-700.000 abitanti. C'è la parte di Rimpettaia di Messina che come città metropolitana vale, se non erro, circa 250.000 abitanti. Beh, inoltre tutto ciò è inserito in patrimonio paesaggistico e naturalistico e culturale di assoluta importanza. Quindi questo ci deve portare nel tempo, chiaramente, perché trasporto aereo ha bisogno di tempo per programmarsi e per generare le opportunità. Col tempo giusto può essere sviluppato molto bene. Crotone è una necessità soprattutto di quel territorio, perché è un territorio che ha un'accessibilità difficile oggettivamente, però anche lì abbiamo messo a punto delle strategie commerciali in modo da poter attrarre comunque il maggior numero possibile di persone. E mi riconosco molto nelle parole del presidente Caridi, nel senso che il sistema economico vede nelle aziende industriali, nelle aziende dei servizi, degli attori, vede nella politica e nelle istituzioni degli attori, vede negli istituti di credito e nelle banche un ruolo fondamentale, a volte anche proprio come cinghia di trasmissione tra l'economia reale e lo sviluppo di un territorio, insomma, no? Quindi siamo molto in sintonia da questo punto di vista. Adesso bisogna tradurre in pratica questi aspetti e questa visione. Grazie allora, grazie quindi a Sakel, a BCC di Montepaone per questo meet virtuale. Ci rivediamo presto.